Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Bentornato, mister. Buon pomeriggio. Con la Torres i primi hanno una buona tradizione, perché sono molti santi, sono di poter vedere a fare un continuo pieno nella loro storia, e però il campionato ci dice che questa Torres è una Torres molto forte, 47 punti contro i 23 vostri di Ben Grossi, un ottimo attacco, un'ottima difesa, una seconda migliore difesa, quindi insomma diciamo che la storia dice Rimini, mentre il campionato corrente dice Torres. Beh, credo che domani in tal senso ci vorranno entrambi, ricordare la storia per chi giochiamo in casa, perché comunque dobbiamo mettere in campo quello spirito e quel senso di appartenenza che comunque può dare un grande contributo, e per quanto riguarda invece i valori dell'avversario citati da lei, la dice lunga su quello che è la potenzialità di una squadra che in un certo senso anche contro le aspettative ha trovato quelle annate, quell'alchimia dove sta dimostrando di tappa in tappa di essere una squadra molto forte in tutti i termini, da un punto di vista individuale, da un punto di vista collettivo, di quella che è l'espressione di gioco e di quella che è la capacità di gestire le partite nei 90 minuti, perché poi anche qualche risultato che stavano perdendo negli ultimi minuti finali sono riusciti a portare 3 punti a casa, quindi ci aspetta una prestazione completa in tal senso e cercheremo di essere all'altezza. Sono ottimista in tal senso perché poi al fronte di quella che è stata la settimana abbiamo preparato la partita con i giusti periodi delle giornate che abbiamo vissuto insieme e degli allenamenti, dove chiaramente ci sono stati confronti, ci sono stati insomma accorgimenti, ci sono stati allenamenti in grado di poter appunto arrivare domani ad una partita molto complicata e dove vogliamo essere pronti su tutti i fronti. Come stai dopo queste 3 sconfitte di fila? Beh, ripeto, come nella normalità di quando insomma si subisce una sconfitta, le prime giornate passano cercando di eliminare scorie, però allo stesso tempo ho cercato, come ho sempre fatto anche nelle vittorie, di trovare giusto equilibrio e ci siamo alternati in quelle che sono stati dei confronti un po' più decisi piuttosto che degli allenamenti un po' più mirati, a quella che però poi deve essere secondo me una cosa che ci deve accompagnare, perché manca ancora tanto e che dobbiamo ritrovare assolutamente, cioè un'armonia sulla base di uno spirito e di una mentalità che ci ha permesso e ha dimostrato che possiamo essere competitivi contro tutti, quindi al cospetto di un avversario molto forte non vediamo l'ora di confrontarci e di mettere in campo, ripeto, tutti questi elementi. Se cosa è cambiato nelle ultime 3 partite rispetto alle 9 precedenti in campionato, dove avevate sempre fatto risultato? Perché forse il cinismo è quello che in realtà più salta all'occhio, perché probabilmente dal punto di vista delle prestazioni non avevate brillato dal punto di vista del gioco neanche nelle 9 partite precedenti, però dal punto di vista delle occasioni sfruttate eravate stati molto bravi.
Beh, di sicuro poi quando si analizza una partita si fanno tante percentuali di tante componenti e diventa complicato poi far emergere quella che ha determinato un risultato positivo piuttosto che negativo. Di sicuro è un dato che insomma salta all'occhio dove al di là di quelle che sono state le prestazioni, nella nostra gestione palla e soprattutto nella cattiveria, in più lucidità dell'ultimo quarto, poi ha differenziato i due periodi. Sul discorso poi delle ultime partite io le differenzio perché le due fatte contro l'Entella e contro il Gubbio facevano parte di un periodo. Come ci siamo detti alla ripresa, è cominciato un altro campionato. Oggi è evidente che siamo in un periodo transitorio. E dobbiamo essere bravi a gestirlo perché chiaramente ci sono tanti elementi che possono condizionare e senza dimenticare che rispetto alle altre comunque noi ci portiamo dietro e ci porteremo dietro per tutta l'annata un periodo rispetto alle altre che dobbiamo gestire al meglio. E mi riferisco insomma ad una prima parte che comunque ha condizionato una stagione per quello che è stato il cambio di proprietà, per quello che sono insomma stato lo stesso il cambio dell'allenatore. E allora abbiamo dimostrato di saperlo fare, ecco. Spesso si parla di cose, non di cose difficili e di cose semplici, ma di quello che sappiamo fare e quello che non sappiamo fare. Abbiamo dimostrato di saperlo fare e quindi domani è ora di ricominciare a farlo. Siamo alla vigilia di una partita, ma ci vediamo sulle due occasioni, quindi la domanda sul mercato è scontata. Si aspettava di avere già qualche pedina in più a più o meno metà del mercato di gennaio? Beh, è evidente che me l'auguravo e lo speravo, però sono anche molto coinvolto perché me lo permette, i dirigenti me lo permettono, i direttori me lo permettono di avere dei confronti costanti e quindi comprendo le difficoltà appunto di questo periodo transitorio di cui parlavo e dove chiaramente tutti stiamo cercando di chiuderlo al più presto possibile, perché poi per ogni allenatore la cosa fondamentale in questo mese di gennaio è quello di arrivare nello spogliatoio, uscire, chiudere la porta e dire loro: ecco, adesso comincia un altro periodo perché questi siamo. Prima di allora, inevitabilmente, dovremmo avere la capacità di gestire anche questi aspetti. Visto che c'è la sensazione da fuori che questo Rini, se con uomini in condizioni, in forma e con diciamo, quell'assetto che si è trovato fino a 4-5 anni fa, sia piuttosto competitivo. E se con alcuni uomini in punta che scendono in forma e altri che mancano, sia molto meno competitivo. Cioè, c'è una certa differenza tra i Rini un top che si è lasciato con tutti e un Rini perché insomma, sono anche i valori dello sport, no? Non è che questo giocatore sostituisce esattamente l'altro, quindi la sensazione che sia fuori è questa, quando manca qualcuno o altri sono fuori condizione, i Rini perde molto. Beh, in linea generale è un'osservazione molto giusta perché in ogni squadra ci sono dei valori di calciatori a livello individuale, però abbiamo anche dimostrato in tal senso che poi spesso giocando ogni 3 giorni ci sono stati degli innesti che hanno giocato meno e comunque il livello è rimasto competitivo. Oggi è molto evidente che stiamo attraversando ancora una volta un periodo transitorio dove all'interno di queste valutazioni il rendimento individuale in linea generale dimostrato è andato al di sotto di quelle che sono state poi, di quello che è stato lo standard e quindi è nostro dovere, soprattutto mio dovere, in qualche modo cercare di trasferire al meglio quelle che sono componenti in grado poi di rialzare questo livello individuale e di conseguenza collettivo. E chi mancherà domani? Beh, Capanni, abbiamo recuperato Marchesi,
mancherà Rosini, Tofanari che sta disputando un tempo con la Primavera e quindi ha disputato una settimana, la prima settimana parziale con la squadra e si chiuderà oggi con questo, con questa partita, e quindi dalla settimana prossima sarà a pieno regime. Abbiamo recuperato Accursi, rientra Semeraro dalla squalifica e a memoria, ecco, poi sono tutti a disposizione con una settimana dove anche lì dovrò valutare un po' qualche condizione di qualche calciatore in particolare che è riuscito ad allenarsi parzialmente, ma che comunque prenderà parte alla convocazione e alla disponibilità della gara. Icaro Sport ringrazia A più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui Si Sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme.